Allora, benvenuti, bentornati a tutti in questo appuntamento col Market Briefing. Oggi giornata tesa, oggi tipica giornata in cui incontrandomi al bar con gli amici con cui devo parlare di mercati, insomma, tutto sommato, corro il rischio che la colazione mi vada di traverso, no? Oppure no, dipende come ho impostato la mia operatività e che verso ho intrapreso. Allora, intanto il benvenuto a tutti i nostri ospiti. Ciao Maurizio. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Ciao, Ciao Gianluca. buongiorno a tutti. Ciao, Ciao Paolo dal Regno Unito. buongiorno. Ciao e un saluto particolare a Stefano Bargiacchi. Ciao Stefano. Eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, intanto diciamo che, insomma, come al solito, quando ti metti lì con impegno, le cose interessanti le trovi. Ricordate quante volte ho detto, chiunque di voi ha fatto qualcosa con me si ricorderà, che secondo me il Twitter di Trump deve essere parte di ogni console degna di questo nome di un trader, cioè il Twitter di Trump deve stare davvero in ogni piattaforma perché lui è un market mover, lui è un market mover diretto, ovviamente è una delle persone, come dire, più impattanti nel pianeta, questo è evidente, ma soprattutto non disdegno ogni tanto di stupire o comunque di affondare il colpo attraverso i social. Ci aveva abituato anche prima a fare questo. Questa volta la fonda è stata pesante. Partirei da Paolo. Che cosa rappresenta? Stamattina hai ben delineato un po' le cose nella morning note, diciamo così. Comunque, insomma, basta un tweet per cambiare tutto, hai scritto, no? Evidentemente con ragione di causa. Sì, ci eravamo abituati troppo bene da questa situazione di complacency, dicono gli inglesi, cioè di totale rilassamento degli operatori supportato da un PIL più alto delle attese, una Fed neutrale, un mercato del lavoro forte ma senza spinte inflazionistiche e le attese per questo accordo USA-Cina. Ebbene, ieri Trump ha ribaltato un po' tutto perché sostanzialmente, prima dell'ultimo incontro decisivo, era attesa addirittura una delegazione di 100 esponenti delle autorità cinesi che dovevano andare a Washington nelle prossime settimane. Appunto, prima di questo incontro decisivo, Trump ha rimescolato le carte in tavola. Probabilmente si tratta semplicemente di un ennesimo utilizzo di tecniche negoziali dirette a spaventare l'interlocutore in modo tale da ottenere più facilmente e soprattutto più velocemente un'approvazione delle richieste da parte dell'America. Però, per quanto ci riguarda, quello che ha detto è molto preoccupante perché non solo lui vuole alzare al 25% la tariffa su 200 miliardi di beni che attualmente è al 10%, ma ha anche minacciato di applicare un'altra tariffa del 25% su altri 325 miliardi di scambi. E questo era totalmente unexpected, inaspettato da parte del mercato e sta creando dei forti danni. Ma soprattutto i forti danni sono dovuti al fatto che, uno, il mercato era tornato a comprare pesantemente i titoli esposti alla Cina, quindi titoli tech, titoli del settore auto, titoli ciclici. Due, i fondi hedge sono molto molto short vola, quindi sono molto short sul VIX. Questo posizionamento non è affatto da trascurare, perché se questi sono short VIX e si devono ricoprire, se si dovessero ricoprire in modo molto veloce, noi avremo uno spike del VIX. Uno spike del VIX nei modelli algoritmici e matematici con cui i fondi macro o gli strategist fanno le proprie scelte, comporta un de-risking obbligato. Quindi, se c'è un aumento del VIX, automaticamente si possono scatenare una serie di vendite proprio generate in automatico da questo aumento del VIX. Quindi, attenzione che questa situazione è molto delicata. Tra l'altro, quindi abbiamo visto in queste ultime ore che c'è stata una corsa ai piani di rifugio, quindi Treasury, Bund, Yen e vendite di tutto ciò che sono le asset class rischiose, in primo Anche luogo. oro, ma anche oro, Paolo. Cioè, anche l'oro in rialzo oggi. Ci sono stati. Sì, oro in rialzo e petrolio in ribasso. Esattamente, esattamente. Sì, quindi lo scenario è chiarissimo. E tra l'altro,
chiarirei ancora meglio la dinamica, perché la settimana scorsa ce l'hanno lasciati dicendo la volatilità, attenzione alla volatilità, no? Allora, uno spike sul VIX porta a vendite obbligate, praticamente uno spike, per spike si intende quando se il VIX dovesse rimbalzare da questa posizione molto schiacciata che ha assunto e andare in su, questa cosa chiama ribassi forzati sui mercati perché le vendite arrivano obbligate. I gestori ormai non hanno più da questo punto di vista marginalità di decisione, devono, non potrebbero, gli piacerebbe, ma devono eventualmente vendere. Quindi in questo caso potrebbe esserci una situazione critica. Vediamo intanto, diciamo che se guardiamo cosa fanno i mercati adesso sono in rimbalzo, però secondo me questo rimbalzo è un rimbalzo anche fisiologico. Le borse hanno aperto molto male, evidentemente qualcuno ha visto prezzi interessanti e devo dire che se anche io dovessi essere venditore lascerei al mercato il tempo di magari offrirmi prezzi più interessanti, se posso dirlo in questo modo. Quindi la partita si giocherà secondo me nelle prossime 2 o 3 ore, cioè vedere se il mercato effettivamente sta reagendo troppa emotività in apertura, va bene, accetteremo, oppure se il mercato semplicemente sta pensando di voler andare verso il basso e di farlo con più calma, no? Insomma, la cosa è veramente molto negativa. Quindi fondamentalmente, Paolo, grazie di questa idea, ma vorrei chiedere a Gianluca come si riflette questa situazione, diciamo così, eventualmente sul Bund, diciamo, sui titoli di Stato. Beh, partiamo dal presupposto, ho letto stamattina un articolo che citava che era troppo bello e troppo facile, no, Davide? Perché sì, diciamo che il dato del PIL è superiore all'attese, associato a un mercato del lavoro forte ma senza grosse spinte inflazionistiche, sembrava proprio sembravano i presupposti ideali per continuare questo rally. E come al solito Trump ha rimescolato un pochettino le carte, devo dirti in un modo anche un po' spiacevole, no? Perché poi a mercati chiusi è già successo tra Pasqua e Pasquetta con un tweet sul petrolio, è spiacevole vedere che queste cose poi succedano e qualunque persona che opera sui mercati finanziari che ha una posizione pending si trova con la sorpresa senza aver avuto tempo di reagire. Ma allora qua ho un po' l'impressione, Davide, per fare un punto di vista macro, poi ti parlo del Bund, che si dividono un po' le categorie degli analisti. Alcuni, come diceva Paolo, ritengono che sia un tweet negoziale per far dare una mossa alla Cina, perché naturalmente citato anche nei suoi tweet, le negoziazioni vanno a rilento e a suo dire i cinesi vogliono continuamente rinegoziare l'accordo che sembra a tutti i momenti lì lì per essere raggiunto. Altri dicono che invece con un tweet di questo tipo, a trattative così avviate, potrebbe mettere a repentaglio le basi di un accordo già quasi fatto. Non so se sia così, sicuramente c'è la corsa ai beni rifugio, il Bund è uno di questi. Questa mattina ha rimbalzato un po' dopo settimane in realtà dove era stato abbastanza debole, complice di nuovo la sua decorrelazione rispetto ai mercati, no? Sappiamo che i mercati dove c'è più appetito per il rischio chiamano meno i beni rifugi e vengono venduti, infatti certo. Dopo un po' di tempo il Bund era tornato a tassi positivi, ma addirittura è andato circa 0,05 sotto 165 nella giornata di venerdì, oggi certo. È ampiamente sopra 165, non mi sembra comprato con un'enfasi tipica di una paura incredibile, però siamo, come dicevi tu prima, alle 9:30 del mattino, neanche, toccherà soprattutto vedere non soltanto questa mattina ma all'apertura dei mercati statunitensi come i flussi veri ci saranno, perché oggi fare un'idea se è stato uno spavento o se continueranno a incalzare le vendite, secondo me è abbastanza difficile, perché il mercato potrebbe interpretare in maniera non univoca il tweet di Trump. Certo, ricordiamo le due interpretazioni, quali sono? Le due interpretazioni sono: ok, lui fa questo e quindi questo per i mercati sarà uno scacco pesante da subire, oppure la seconda interpretazione è: questo suo tweet è un tentativo di velocizzare, che picchia le mani sul tavolo
e lo fa però col piglio di chi vuole arrivare più velocemente alla fine della trattativa, insomma, fondamentalmente. Esattamente. Diciamo che queste sono le due interpretazioni. Va bene, Maurizio, un'opinione anche da te brevissima sulla situazione dei mercati, e poi però passiamo alle cripto, dove c'è qualcosa di interessante anche. Beh, sì, Davide, effettivamente potrebbe esserci, date un po' tutte quante le notizie che stanno uscendo, dato quello che sta facendo Trump, effettivamente un momento importante anche da questo punto di vista qua dei mercati. Sull'obbligazionario, sui bond, questa mattina a livello di aste, quello è il dato, diciamo, reale che ti posso dare dalla nostra operatività, ci sono state una situazione, non dico di panic selling, però essenzialmente una situazione dove si sono viste delle aste un po' con dei prezzi non omogenei, non corretti. Questo è sicuramente sintomo di una situazione un po' di tensione, mettiamola così, dove anche il mercato deve un attimino capire che cosa fare. Come giustamente ha detto Gianluca, come hai detto tu, potrebbe essere che in questo momento ci siano delle situazioni anche di prezzi appetibili, dove qualcuno è andato un po' ad approfittarne, però interessante vedere come proseguirà la giornata. Vorrei farvi vedere, intanto che tu magari ci racconti qualcosa sulle cripto, cerco un'immagine che poi vorrei far vedere relativa all'apertura di questa mattina sui mercati azionari. Prego, prego Mauro. Sì, certo, assolutamente. Beh, allora sulle cripto il trend invece continua a essere positivo, la market cap che stai visualizzando continua a fare nuovi massimi di periodo, stiamo continuando a salire anche se siamo in questo momento in prossimità di una resistenza abbastanza importante. Siamo arrivati al primo target, possiamo dire. Siamo arrivati al primo target, esatto, corretto, siamo arrivati in modo abbastanza lineare. E anche questa settimana appunto è salita, abbiamo toccato i 180 billion di capitalizzazione. Adesso siamo in un punto dove c'è una resistenza abbastanza importante che fece anche da supporto a fine 2018. Deve superarla. Mi aspetto un po', ovviamente, un periodo anche un attimino di assestamento dei prezzi, sicuramente ci può stare, però superata questa resistenza si potrebbe creare di nuovo un bel periodo di rialzo dove potrebbe portarci tranquillamente verso i 200 billion come target. Ecco, per quel che riguarda sottolineare, Mauri, come sì? La grande quantità di volumi scambiati, che come si vede non c'era quando i mercati arrivarono a fare il picco, diciamo, no? Cioè se noi guardiamo più indietro, certo, i volumi che si scambiano oggi non sono assolutamente differenti, no, di quelli che ci sono stati non solo nel primo picco ma soprattutto dopo. Quindi questo dà l'idea in realtà di un mercato che è sceso, ha fatto dei volumi sui picchi evidentemente importanti, certo, poi però ha avuto un lungo periodo di stagnazione e ora si sta imponendo con un nuovo contributo a rialzo, ma con volumi che sono notevolmente cresciuti, insomma, come dire, un mercato che sta diventando grande. Ecco. Sì, sì, sicuramente un mercato che sta diventando un grande, un mercato dove sempre più, diciamo, figure importanti anche del mercato finanziario tradizionale, e dopo magari vi racconteremo anche questo, stanno portando un po' l'attenzione, e questo ovviamente ci dà conferma proprio dai volumi che vediamo in netto aumento rispetto appunto lo storico che possiamo avere di questo mercato. Perciò questo ci fa ovviamente sicuramente confermare il fatto che sta diventando sempre di più un mercato, diciamo, più maturo o comunque più interessante a molte persone. Bitcoin, ecco, Bitcoin ha superato i 6.000, insomma. Questo Bitcoin è ha superato i 6.000, diciamo che questo qua era il target che ci eravamo posti, un po' come la capitalizzazione per Bitcoin, insomma il primo target era i 6.000, adesso anche qui bisogna vedere. Renko ci dà sempre una visualizzazione bella di rialzo. Andando a vedere invece un grafico, diciamo, tradizionale, in questo momento i 6.000 hanno respinto le quotazioni riportandole intorno ai 5.600-5.500, però ci sta, insomma, 6.000 appunto anche da Renko, si può vedere che corrisponde con una resistenza. Superati i 6.000 però potremmo andare tranquillamente a 6.300-6.400 per poi magari andare anche a target ben più elevati, però stiamo a vedere adesso se i 6.000 sarà un momento di stagnazione dei prezzi, di consolidamento, ci potrebbe stare tutto quanto, anche perché ricordiamocelo che arriviamo da circa 4.000 come prezzo, perciò nell'arco di 2 mesi ci siamo fatti il 50% di rialzo, perciò assolutamente ci sta, insomma, un attimino di pausa.
Ecco, qui vado un po' nel dettaglio, dove che sta evidenziando un primo segnale un po' di debolezza. Allora, ecco, prima di tornare poi da te, Maurizio, con questa novità, passerei un attimo a Stefano, che magari qualcosa vuol dirci sui grafici invece. Sì, sì, assolutamente, perché Davide, abbiamo avuto un'impostazione grafica, ricordate settimana scorsa che dicevamo che c'era una divergenza forte tra S&P 500 e Nasdaq, e a prescindere dal tweet di Trump, questa divergenza non si era risolta per tutta la settimana del ponte. Ricorderete che avevamo proprio detto che si iniziava a vedere la verità dei mercati da oggi, giorno della fine delle varie festività del primo maggio, e così è stato. Poi, caso vuole che c'è stato anche il tweet, io ritengo che un po' a differenza dell'impostazione generale non sia l'unica causa, cioè questa discesa era assolutamente dovuta e la divergenza tra S&P e Nasdaq l'aveva annunciata. Quindi, in pieno. Andiamolo a vedere nel cosa video. Guardiamo prima, Stefano, dimmi tu. Guardiamo l'S&P perché è quello che ci ha chiamato questa discesa. Parliamo del future, non dell'indice. Tante persone, Davide, ci hanno scritto anche sul tuo numero di WhatsApp dove potete scriverci in qualsiasi momento. Se ci riferiamo con le nostre analisi ai future o agli indici, lavoriamo sempre sui future, perché sono, come dice la parola stessa, un pochino avanti, anticipatori. Il future dell'S&P 500 non ha sostanzialmente confermato la positività di tutti gli altri mercati perché, in una parola, non ha superato i massimi e poco al di sotto dei 3.000. E vedete che proprio lì si è fermato e per tanti giorni, che sono poi quelli del ponte, dove era da tutto da prendere un po' con beneficio di inventario, finché questa mattina, tweet o non tweet, c'è stata una forte discesa. Quindi sull'S&P 500 resta aperto il discorso se e quando saranno superati i massimi storici a conferma dell'eventuale ritorno a questo punto della positività, e verso il basso attenzione ai massimi di marzo, cioè quella zona, Davide, tra gli 2850 circa, la linea nera, insomma, sì, esatto, che avevamo ben segnato. Quindi sotto quel livello la negatività diventerebbe, lasciami dire, preoccupante. Qui siamo un po' in una terra di mezzo, sicuramente una negatività annunciata per quanto riguarda la nostra metodologia e assolutamente da tenere presente. Ecco, con i nuovi massimi. Quello che vorrei far notare è che noi abbiamo, l'ho evidenziata qui, una volatilità molto bassa. Certo. Lo possiamo vedere anche solo nell'evoluzione della seconda parte dell'ultimo anno, prima di arrivare all'autunno caldo, che la volatilità può rimanere bassa per tempi molto lunghi. Per carità, questi sono già abbastanza lunghi, però poi quando fa dei picchi, insomma, è abbastanza facile intuire che cosa il mercato può fare quando ritorna invece a fare da protagonista. Vogliamo guardare infatti Nasdaq? Sì, assolutamente, come diceva anche Paolo, la volatilità è da tenere presente, perché ripeto, e per quello siamo in una terra di mezzo adesso, tra una conferma dell'eventuale negatività che abbiamo visto solo oggi, un primo giorno che avverrebbe sotto i massimi di marzo, e il ritorno della positività. Vedi, Davide, il Nasdaq aveva invece fatto nuovi massimi, era proprio questa la divergenza, Nasdaq sì, S&P 500 no, quindi anche sul Nasdaq teniamo presente, se si rientra nei massimi che sono poi quelli del 2018 di ottobre, no, che vedi un pochino lì indietro, e che adesso abbiamo perso, diciamo siamo poco sotto i 7.750, quello che è, quindi per adesso c'è una convergenza in negativo rispetto all'S&P 500, e poi anche qui verso il basso la vera negatività si avrebbe solo sotto i, e la conferma della negatività, i massimi del mese di marzo. Quindi una situazione assolutamente chiara, e colpisce il fatto che in positivo non vi sia stata una convergenza tra i due, e questo era un po' il campanello d'allarme. Mentre in negativo oggi, sul primo giorno, il Nasdaq si è immediatamente riallineato all'S&P 500, andando a perdere i massimi storici. Ma ripeto, è ancora presto, visto che la giornata è appena iniziata, e non solo la giornata, ma anche la settimana. Allora, nel frattempo, intanto che aspetto, vediamo se riesco a farvi vedere una cosa, intanto che nel dirvi che questa è una settimana dove a livello di agenda macro c'è poco. La scorpacciata della scorsa settimana ci ha fatto portare molto avanti con l'agenda, e questa è una settimana dove non c'è moltissimo. Vorrei farvi vedere questa, che è un'immagine fatta questa mattina, dove si vede innanzitutto che si apriva con gli indici già previsti parecchio negativi, il tutto rosso, diciamo,
l'all red, il tutto rosso sulla mappa dei volumi rispetto alle chiusure di venerdì, e soprattutto un dato particolare, guardate qua quanti titoli, quelli verdi o verdissimi, che hanno fatto nell'asta di apertura di questa mattina volumi superiori alla media degli ultimi 5 giorni in asta. Sono tantissimi, soprattutto concentrati nell'industria, la più impattata evidentemente, ok? E anche su energia, poi bancari di conseguenza, ma soprattutto nell'industria, tanti titoli che hanno fatto scambi sopra la media, il che denota che nell'asta c'è stata di oggi parecchia enfasi. Paolo, torno da te per parlare di commodity. Abbiamo già citato petrolio e oro, cosa dire? Sul petrolio diciamo che in qualche modo quello che noi avevamo disegnato, insomma, era un target essenziale. Avevamo individuato in quest'area intorno ai $65 una resistenza importante. Ora la volatilità sta tornando a fare capolino. Cosa dire sul petrolio e cosa dire sull'oro? Ma allora, sul petrolio c'è stata una serie di notizie negative, perché abbiamo assistito ad un aumento delle scorte che ha tolto un po' il momentum rialzista che aveva caratterizzato questa prima parte dell'anno. A questo si è aggiunto sicuramente questa notizia di ieri di Trump, che ovviamente nel momento in cui c'è maggiore rischio sul discorso di un deal, tanto più il petrolio scende, perché ovviamente può rallentare l'economia cinese e quindi rallenta la richiesta di petrolio a livello mondiale. Quindi questa è l'ultima, questo è il motivo per cui abbiamo assistito all'ultima gamba ribassista. Quindi abbiamo, tra l'altro, l'Arabia Saudita che ha comunicato di voler vendere il petrolio agli americani a dei prezzi scontati. Questo farà aumentare l'offerta potenziale sul mercato ed è un altro motivo per cui il petrolio è sceso questa notte. Quindi sostanzialmente, se noi volessimo proprio schematizzare al massimo, potremmo dire che il petrolio potrebbe tornare a quotare intorno ai 58, semplicemente scontando questa peggioramento dal lato offerta, quindi aumento delle scorte, aumento della produzione e immissione sul mercato di petrolio da parte dell'Arabia Saudita. Se dovesse confermarsi poi uno scenario di ulteriore pressione sulla guerra commerciale USA-Cina, quindi ancora uno slittamento all'infinito di questi negoziati, non mi stupirei di vedere il petrolio tornare intorno a $56-55 al barile, che è stata una importante resistenza di inizio anno e che secondo me rappresenterà un floor importante, che se mai dovesse essere bucato, sarebbe bucato con molta violenza. Quindi secondo me 56-55 è il target di medio periodo per uno scenario molto negativo. Se il petrolio va lì, i mercati scendono. Bene. E invece, guarda, noi avevamo disegnato questa potenziale situazione anche sull'oro, presupponendo, diciamo, uno scenario che però vedeva proprio in questa zona dove stiamo ora dei potenziali, una potenziale area di la disegno meglio ancora. Questa è tutta un'area di densità, di congestione per il prezzo del petrolio, lo si vede molto bene, no? I valori che tornano da una parte e dall'altra. Insomma, questi $1,280 per oncia sono un livello importante. E avevamo già identificato il fatto che finché l'oro non va sotto questi valori, scenario positivo per i mercati non ce n'è. D'altronde, noi dobbiamo vedere un oro sopra i 1350-1370 per avere lo scenario contrario, cioè per ora siamo in trading range, che dire? Ma sai, l'oro adesso sta tenendo questi valori in questi giorni, perché ovviamente se aumenta il rischio di mercato, il mercato si va a comprare un po' d'oro come asset difensivo, però non è poi così conveniente detenere l'oro adesso, perché intanto lo compri con un dollaro che è fortissimo e quindi questo un po' allontana i compratori. In secondo luogo c'è un discorso di costo opportunità. Se i rendimenti dei treasury salgono, come sono saliti rispetto ai minimi toccati qualche mese fa, diventa meno conveniente detenere l'oro, perché sappiamo che è un asset che non produce rendimento in termini di flusso cedolare. Quindi alla fine l'unico elemento a supporto dell'oro è un flight to quality, ma non penso che sia al momento così determinante per poterlo spingere di nuovo al rialzo. Quindi
secondo me l'oro continuerà un po' a navigare senza meta all'interno di questi prezzi. Molto bene, allora torniamo un attimo da Gianluca, sì. E invece di Davide, non so se poi avevi in conto, perché mi stanno scrivendo le persone volevano, ma li rassicuro, i dati su DAX, Eurostock e sul nostro film, soprattutto a livello di... Assolutamente, certo. Infatti tranquillizziamo che li facciamo sempre in coda. Perché... Allora, parliamo di euro dollaro, ma Gianluca, che scenario c'è? Ma allora, diciamo che l'euro dollaro, abbiamo parlato molto, Davide, di questo trading range, sì, in cui è addormicchiato per dei mesi, no? E abbiamo anche detto che sovente è un po' pericoloso, no? Quando il trading range sulle currency, certo, soprattutto l'euro dollaro, dorme per così molto tempo. Poi in realtà ha avuto una fase di forza da parte dell'area dollaro, perché i primi dati macro sorprendenti, positivi, certo, rispetto a quel pessimismo totale che si vedeva alla fine dell'anno, sono stati da parte degli Stati Uniti, no? E quindi in orizzonte temporale, siccome gli Stati Uniti sono i primi ad aver stupito, circa 2 settimane fa ha violato quel 1,12 basso, 1,11 alto circa, andando fino a 1,1130 o giù di lì, perché sembrava che effettivamente il mercato aveva sì prezzato che non eravamo in fase di recessione come temeva a dicembre, ma che la sorpresa positiva arrivasse più dagli Stati Uniti rispetto all'Europa, e quindi di nuovo prezzato una differenza di corsa da parte delle due economie. Poi in realtà ha contribuito a mischiare un pochettino le carte anche i dati positivi, per una volta tanto, che sono arrivati anche dall'Europa, e per una volta la sorpresa è anche arrivata da parte nostra, e quindi si è di nuovo leggermente alzato il trading range. Allora, la notizia positiva qual è? È che i dati macro stanno uscendo meno peggio, concedetemi questa licenza poetica, di ciò che si immaginava qualche mese fa. Per fortuna stanno uscendo meno peggio, anche se sicuramente molto più solidi negli Stati Uniti, anche da parte nostra. Quindi oggi mi sembra che abbia trovato forse un trading range leggermente più basso rispetto a prima, o quantomeno che si sia un po' ampliato il trading range, ma che il mercato abbia capito che più o meno siamo lì, e quindi la differenza di politica monetaria tra le due banche sia rimasta lì. Secondo me la sorpresa potrebbe arrivare più lato Stati Uniti, perché lì, come dicevamo io e te in una delle ultime degli ultimi collegamenti, lì c'è la vera partita, perché addirittura qualche mese fa in questa inversione a U della Federal Reserve c'erano già analisti che si spendevano in un taglio dei tassi, ma se invece i risultati iniziano a essere così apparentemente più solidi rispetto a quelle che sono le attese degli analisti, va bene stoppare il rialzo dei tassi della Federal Reserve, ma sembra più lontana l'idea di invece una diminuzione del tasso. Grazie Gianluca. Allora, Mauri, invece questa settimana abbiamo poche novità di rilievo, diciamo, sulle criptovalute, giusto? Forse giusto qualche conferma, o sbaglio? Sì, guarda, io hai iniziato te con un Twitter di Trump, allora io inizierei con un Twitter di Elon Musk, che ha creato un po' così di stupore e di, diciamo, sorpresa un po' per tutti quanti, perché Elon Musk il 30 aprile sul suo Twitter ha twittato Ethereum e basta, così, senza spiegare perché né per cosa, però questo ha innescato un po' tutta una serie di domande, fin tanto che intervenire proprio sul tweet di Elon Musk è stato lo stesso Vitalik Buterin, il fondatore di Ethereum, okay, invitandolo a partecipare al prossimo grosso evento di Ethereum, dove si concentrano tutti quanti gli sviluppatori, al che Elon Musk ha risposto a Buterin chiedendogli essenzialmente che cosa si poteva sviluppare su Ethereum, un po' una domanda, cioè, quasi, sì, esatto, anche però Buterin non si è lasciato scappare l'occasione e ha risposto con 5 tweet molto articolati, dove in ogni tweet andava a spiegare per bene le potenzialità di Ethereum in vari generi. Interessante soprattutto uno delle risposte dove spiegava come, basandoci sulle blockchain di Ethereum, si poteva realizzare un sistema finanziario accessibile proprio a livello globale e un sistema anche di login senza intermediari, basato proprio su Ethereum. Perciò avere la propria login sulla blockchain è totalmente con le possibilità per... Ma per scenari che...
come dire, sì, rifletto, ce ne sono di talmente dalla medica, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Assolutamente. Poi ha parlato di registri pubblici, dove essenzialmente tutti i registri che debbano pubblicare essenzialmente i dati sulla blockchain per una maggiore sicurezza e per rendere semplice la verificabilità dei dati, nonché sistemi di micropagamenti per premiare i contenuti pubblicati online dagli editori o sperimentazioni nelle aste online. Insomma, ne ha messi di esempi. Ovviamente questo ha scatenato ovviamente uno scenario, insomma, di commenti da moltissime persone. Ricordiamo però che Elon Musk è il fondatore di PayPal, e PayPal, ne abbiamo già parlato, non sta ferma, anche perché sa che la tecnologia blockchain è una tecnologia che in qualche modo potrebbe aiutarla, o potrebbe persino, per assurdo, anche togliere via del business. Certo. PayPal infatti già ad aprile, questa notizia certa, ha acquisito una società nel mondo blockchain proprio per la gestione delle identità digitali tramite appunto blockchain. Che Elon Musk abbia fatto questo post, sarà casuale, non sarà casuale, si capirà un po'. Elon Musk non ha risposto poi ai tweet di Buterin, almeno pubblicamente, vedremo un po' come va avanti. Sì, ulteriore notizia invece interessante, che è più che altro una conferma, è relativamente a Facebook. Infatti non sono più voci, ma sono certezze, che Mark Zuckerberg sta lavorando a un sistema di pagamenti digitali basati su una blockchain proprietaria. Sappiamo che in questo momento Facebook è alle prese con un calo di utenti, perciò sempre di più deve trovare altre vie per risollevare un po' il business. Mi sarei aspettato altri globalizzati ad arrivare per primi, invece il fatto che sia Facebook, che non mi sa più per certi versi, però fa capire che si sdogana sempre di più. Beh, grazie Maurizio per queste notizie. E allora, oggi siamo andati un po' lunghi perché la giornata era particolarmente corposa, però ci rimane un momento ancora da ragionare con Stefano, uno dei momenti più ambiti, che è quello sugli indici. Allora Stefano, andiamo ad analizzare DAX, sì, Eurostoxx e FIB, insomma, fondamentalmente. Assolutamente, velocissimo Davide. DAX e Eurostoxx in questo momento sono abbastanza, a parte il piccolo rimbalzo, decisamente impostati al ribasso, e i livelli che diamo sono semplicissimi. Allora, andando indietro, lo scoglio che non è stato superato sono sostanzialmente i massimi di, diciamo così, agosto-settembre scorso. In particolare quelli di settembre sono quelli dove sia DAX che Stoxx si sono sostanzialmente fermati. Il DAX in maniera millimetrica, perché sono stati testati in maniera millimetrica, da lì è partito il ritracciamento. L'Eurostoxx li aveva superati, ma similmente a quello che aveva fatto il Nasdaq, e poi sceso prepotentemente al di sotto degli stessi questa mattina. Però è di base la conferma della negatività avverrebbe sotto quelli che sono i massimi di marzo, del marzo scorso. Qui c'è da dire che l'Eurostoxx li ha addirittura un pochino più vicini del DAX, perché in queste ultime settimane il DAX aveva sovraperformato, ma ripeto, similmente a DAX, al Nasdaq e S&P 500, solo sotto i massimi del marzo scorso si avrebbe una conferma della negatività. Andiamo con il FIB e chiudiamo. Qui la situazione è molto particolare, Davide, perché ti ricorderai che i 21.500 erano un po' quelli che avrebbero dovuto confermare la positività del FIB, che aveva un pochino smesso di correre, aveva un pochino smesso di essere sovraperformante appunto rispetto al DAX, e lì si è fermato. La cosa negativa della giornata di oggi, ma ripeto, vedremo come si chiuderà e come si chiuderà la settimana, è la discesa sotto i 21.000, che è l'altro livello importantissimo, perché ti ricordi che intorno ai 21.000 si giocava un pochino tutto, nel senso che sopra i 21.500, esatto, di decisa positività, sotto i 20.500, parliamo di aree e sempre del future, si ritorna ad una mancata positività, e a questo punto conferma della negatività. E i 21.000 erano un po' quella terra di mezzo. Il fatto che in una sola seduta si siano persi con una certa decisione, che viene dopo il mancato superamento dei 21.500 e l'inizio di quel segnare il passo, ci preoccupa un pochino, ma ripeto, lo vediamo non solo questa sera a chiusura del mercato, ma anche durante tutta la settimana, e ne vedremo l'evoluzione. Quindi per le persone che ci seguono, 21.000 come baricentro, sopra i 21.500 torna la positività, sotto i 20.500 invece ci iniziamo un pochino a preoccupare. Bene, allora Stefano, grazie di questa carrellata finale sugli indici. Direi quindi oggi seduta
particolarmente eclatante, direi. Eclatante, ti do ragione. Perché, insomma, tutto sommato abbiamo un movimento di mercato che, rispetto al quale non avevamo più familiarità da tempo, devo dire. Certo. Andiamo a vedere poi come sarà l'evoluzione e, insomma, tutto sommato, eccoci qui, così a invitare tutti a rimanere con noi ancora per il webinar su TV Book. Per chi è nella lista di TV Premium, ovviamente basta avere uno dei servizi Trading Week per farne parte, avete avuto in passato. Certo. Davide, fammi dire una cosa, allora, se vuoi far rivedere il WhatsApp, lo trovate anche nei commenti, scusami, nella descrizione del video, se volete, e su WhatsApp Davide risponde sempre durante tutta la settimana ad eventuali domande e cose. Tra l'altro, la cosa di trading del webinar riservati TV Spread e TV Book che abbiamo ogni lunedì a corredo del Market Briefing, sono riservati, Davide, correggimi se sbaglio, alle persone che sottoscrivono sia TV Book sia TV Spread, proprio per dare uno spunto operativo. Ma anche a i servizi, a chi è stato nostro utente. Esatto, perché, esatto, spieghiamo che infatti... Tutti, esatto, quelli della nostra famiglia, insomma, tutto sommato, ok? Esatto, infatti abbiamo un numero di persone che seguono questi due webinar che ogni settimana è crescente. Se chi segue Market Briefing volesse partecipare anche agli altri due webinar, ovviamente basta attivarsi a TV Book, TV Spreads, che sia, e questi sono servizi ovviamente in esclusiva per diretta. Va bene, grazie a tutti e alla prossima, ragazzi, ci vediamo tra poco. Ciao Stefano. Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, Gianluca e Maurizio, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao.